Del tutto peculiare nell'ambito dei lavori consiliari, l'idea del centrodestra di ignorare le relazioni degli ispettori del Ministero delle Finanze, come dei CTU della Procura, e al tempo stesso tenerne conto. L'espediente va ravvisato nell'emendamento di maggioranza, su cui le minoranze hanno scelto di astenersi, in cui si prende atto delle relazioni, un po' come chiesto nella diffida presentata a suo tempo dal PD, rimandando a eventuale apposita seduta consiliare in caso le criticità rilevate evidenzino un peggioramento dello stato delle casse comunali. Non è l'unica cosa inedita. C'è da valutare la grinta del tutto peculiare con cui il presidente d'assemblea ha guidato i lavori d'aula, tanto che nella visita prefettizia il gruppo pidino ha lamentato anche la presunta faziosità di Sebi Vecchio, che avrebbe cronometrato al secondo i tempi per gli interventi, ma per la sola opposizione. E ancora, a fine seduta, il presidente della seconda commissione bilancio, Demetrio Marino, ha avuto uno sfogo, brevissimo ma facile a percepirsi, contrariato per l'emendamento che anticipa alla fine di quest'anno le poste in piano triennale per i lavori in Piazza Italia. L'intesa nel centrodestra era di non presentarne se non previo accordo globale e coi debiti passaggi in commissione. Più plateale ancora, a proposito di grinta, l'assolo tutto politico che ha scandito l'intervento di fine seduta del primo cittadino De Miarena, che davvero non si è negato nulla, alzando un po' i toni e parlando di sfascismo, rimandando al mittente il catastrofismo e denunciando come la posizione di alcuni soggetti politici, ad esempio i Democrat, a suo avviso vada ricollegata solo al tentativo di un lucro partitico, non all'intento di fare il bene della città. Anche un'opposizione che avesse trattato, che avesse abolito, che avesse estirpato l'odio verso l'avversario politico, e va detto che prima della seduta non solo Energia Pulita ha denunciato le presunte magagne dei conti dell'ente locale. In questo stesso senso è andata alle Hotel una conferenza stampa d'Italia dei Valori, che ha chiesto a propria volta al sindaco di prendere le distanze nettamente dal passato o, in alternativa, fare un passo indietro.